Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche settimana fa Autel ha introdotto per il suo Evo delle nuove funzioni che veramente gli fanno fare un salto ancora in avanti, anzi un gigantesco salto in avanti a questo fantastico drone, probabilmente uno dei migliori droni richiudibili attualmente sul mercato, l'unico richiudibile in grado di registrare in 4K a 60 fps, un drone di una consistenza esagerata, vola in condizioni assurde con un sacco di vento, cioè veramente un drone pazzesco, cioè un drone incredibile. Chi lo prova ne rimane estasiato e anche meravigliato, perché è veramente un drone top. Quindi vi dicevo, Autel ha introdotto nuove funzioni. Queste nuove funzioni sono la possibilità di creare delle missioni per fare la planimetria di un edificio, di un terreno, quindi la possibilità dopo di gestire questi file con software di terze parti, la possibilità di avere il modello 3D di quello che il drone ha ripreso, quindi la possibilità di avere un terreno in 3D di un'area, diciamo, di un edificio. Quindi veramente ragazzi, una cosa per chi usa questo drone per lavoro e per questo tipo di lavoro veramente esagerata, anche perché tutto viene fatto tramite la sua applicazione Autel Explorer, quindi non c'è bisogno di un'applicazione esterna. Ovviamente poi il file creato verrà gestito da software di terze parti che uno normalmente già usa per lavoro o per quello che gli serve, questo discorso della creazione di un modello 3D di un'area o di un edificio. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio l'applicazione, come funziona, e poi lo proviamo insieme, cioè fargli riprendere la mia casa e vediamo come crea il modello in 3D. Allora apriamo l'applicazione Autel Explorer, che è quella sua per volare normalmente. Anziché entrare nel menu camera, che sarebbe quello per volare normalmente con Autel, entriamo in mission. Qua abbiamo due possibilità: Rectangular Route o Polygon Route. Allora, Rectangular Route ci va a creare, adesso io vado a ingrandire casa mia, ok, questo è il massimo zoom che abbiamo nello smartphone a livello di ingrandimento. Vado a cliccarci sopra e vedete che si crea un rettangolo. Il rettangolo lo possiamo girare, lo possiamo stringere, lo possiamo rimpicciolire, possiamo girarlo. Quindi adesso lo andrò a rimpicciolire e lo metto sopra casa mia. Allora, lo rimpicciolisco ancora un po'. Ok, e vedete che ho creato l'area che lui dovrà, diciamo, riprendere per poi creare questo file da visualizzare in 3D. Qua a destra si apre un menu. New mission, quindi possiamo chiamare la missione come vogliamo, lasciamo new mission. Qua abbiamo l'altezza, quindi possiamo impostare l'altezza da 60, da un minimo di 30 metri ad un massimo di 800 metri. Adesso lasciamo magari 40 metri o 50, facciamo 50 metri. Ecco, la velocità, lasciamo 18 km orari, ma si può mettere fino a 36 km orari. La voce sotto sono il numero di righe, o meglio il percorso che dovrà fare il nostro drone per riprendere quell'area. 70% abbiamo questo numero di righe, se metto 90 vedete che il drone farà un volo più dettagliato, quindi farà un percorso molto più dettagliato per avere comunque un file da gestire anche in maniera più dettagliata. Quindi in base a quanto noi vogliamo che il file sia dettagliato, andremo a diminuire o ad aumentare la percentuale. Adesso lasciamo 90%, quindi facciamo un bel file dettagliato. Poi abbiamo camera action, possiamo dirgli time lapse, che praticamente lui farà un time lapse di tutto questo percorso, quindi scatterà un sacco di foto alla fine per creare il file da gestire con un software per modelli 3D. Poi intervallo del time lapse, quindi la frequenza di foto, 2 secondi farà una cosa con più dettagliata, possiamo arrivare fino a 60 secondi di distacco tra una e l'altra, quindi il file sarà un po' meno dettagliato, quindi in base alla necessità che uno ha potrà decidere con quale livello di dettaglio avere il file finito, perché magari se è solo un terreno non ha bisogno di avere un dettaglio preciso, magari invece se è un palazzo uno deve avere magari un dettaglio più preciso. Quindi andiamo comunque noi a mettere 2 secondi,
Poi, alla fine dell'azione, possiamo dirgli se tornare da dove è partito o di atterrare dove finisce la missione. Mettiamo Go Home. Quindi vedete che tutto questo io l'ho fatto offline, quindi il drone non è connesso al controller né al radiocomando. Quindi è possibile fare tutto stando in offline. Ovviamente adesso io l'ho fatto dove mi trovo, ma potevo farlo in un'altra area senza essere per forza in quella location. A questo punto non ci resta che andare a salvare la nostra missione per poi farla partire al momento che vogliamo. Quindi andiamo a cliccare sul dischetto che c'è qua sopra, vedi New Mission 1, lasciamo, anzi lo cambio, faccio casa mia, così lo so. E adesso ho salvato la missione, quindi questa missione è salvata. Quindi quando io vorrò, basta che vado con il drone fuori nel mio giardino, schiaccio fly e lui farà la missione e dopo la proveremo a fare. Questa è Rectangular Route. L'altra invece possibilità, qua vedete che adesso passa la mia missione, l'altra possibilità è Polygon Route. Praticamente è la stessa cosa dal punto di vista del discorso del menu, ma cambia che ovviamente andiamo sempre sopra casa mia, clicchiamo, qua abbiamo la possibilità di creare un poligono, nel senso che possiamo modificare tutti i lati del percorso, quindi vedete, dargli la forma che vogliamo al percorso. Non possiamo ruotare l'area che abbiamo davanti a noi, ma la possiamo modificare in tutto e per tutto, quindi possiamo dargli la forma che vogliamo. Vedete, posso stringere un angolo piuttosto che l'altro, posso allungare, farlo diventare quasi un triangolo, quindi la possibilità di creare un'area come vogliamo. Il lato destro del menu è praticamente lo stesso, quindi l'unica cosa che abbiamo in più è, diciamo, con che gradi vogliamo che lui faccia gli angoli, se possiamo lasciare su auto o mettergli noi i gradi che vogliamo. Per il resto è tutto come per la Rectangular Route. Quindi ragazzi, questo non la salviamo, quindi diciamo di no. Quindi adesso abbiamo la missione salvata. Adesso usciamo, proviamo a far partire il drone in questa missione e dopo proviamo a caricare il file che viene creato all'interno di un software per gestione di mapping 3D. Quindi adesso ragazzi, partiamo! Ok ragazzi, siamo pronti. Ivo è già in postazione, quindi è pronto a partire, l'applicazione è aperta, andiamo in mission, quindi andiamo a selezionare il file che avevo salvato, o meglio la missione che avevo salvato, che si chiamava casa mia. Ok ragazzi, tutto è pronto per partire per la missione, quindi andiamo a cliccare su fly. Qua abbiamo, vedete, tutta la lista dei nostri componenti del nostro drone e ovviamente il pallino verde ci indica che è tutto a posto. Se avessimo avuto qualche pallino rosso saremmo dovuti intervenire per risolvere il problema per poi fare il volo e la missione in maniera tranquilla. Qua abbiamo tutto verde, quindi vuol dire che è tutto perfetto per effettuare la missione. A questo punto vado ad accendere i motori. Decollo. Ok, una volta che siamo decollati possiamo andare a cliccare su fly, lui carica la missione e parte. A questo punto il drone dovrebbe seguire tutto il percorso che gli abbiamo dato e creare la missione, quindi tutti i file per poi essere gestiti da software per modelli in 3D. Ovviamente poi impostando altezze diverse si ha un risultato diverso. Questa è solo una prova ragazzi, per farvi vedere a che punto Autel è arrivata con il suo drone e con il suo software di volo. Ovviamente dopo, modificando le impostazioni, anche chi ne sa più di me o chi utilizza già questi software per lavoro poi sa come impostare anche il volo del drone, nel senso per avere il risultato migliore. Adesso io sono andato a un'altezza di 50 metri, vedete, per stare in sicurezza. Ho fatto un numero di righe del 70%, se non sbaglio, adesso non mi ricordo se sono a 70-90%, magari andavano fatte meno, non lo so. Cioè diciamo che ho fatto tutto in maniera così come mi veniva, giusto per far vedere come si comporta il drone, come crea il file di gestione poi per il software per modelli in 3D. Ok, il drone ha finito, sta ritornando da dove è partito, quindi la sua missione è finita. Quindi adesso aspettiamo che riatterra.
sta arrivando piano piano, sta atterrando, tutto in automatico, ragazzi, io non sto toccando niente, vedete, sta facendo tutto da solo, è atterrato perfettamente da dove è partito, quindi ragazzi, Outer è tornato, adesso non ci resta che caricare i file che si sono salvati nella nostra SD per poi vederli nel software di gestione per modelli in 3D. Ok ragazzi, una volta che la missione è finita, se io vado a cliccare col tastino quello sotto al radiocomando, per intenderci, che mi dà accesso subito alla SD, vedete che ho tutti i fotogrammi che Outer ha scattato. Sono una maria perché ne ha scattati circa uno ogni due secondi, anzi senza il circa, uno ogni due secondi per fare un time lapse, che poi questo, diciamo, questa serie di foto, quando verranno inserite all'interno di un software dedicato, creerà il modello in 3D. Quindi adesso ragazzi, andiamo a caricare le foto nel Mac. Ok ragazzi, allora adesso abbiamo i file pronti per essere caricati in un software di planimetria, di realizzazione in 3D. Quindi questi file che abbiamo creato con Outelivo sono pronti per essere caricati in qualsiasi software di terze parti. Io li ho caricati in PIX4D, che sarebbe uno dei migliori software per queste cose, però la versione Trial ovviamente, perché a me non interessa, e anzi adesso entriamo in un campo dove praticamente so poco nulla, quindi li ho caricati, vi faccio vedere il risultato, però poi non so spiegarvi più di tanto io a riguardo di questo, perché comunque questo video era solo per farvi vedere cosa è in grado di arrivare a fare Outelivo. Dopo chi per lavoro usa questi software sa meglio di me, anzi molto meglio di me, cosa si può ottenere, cosa si può fare, a cosa servono e via dicendo. Quindi io ho caricato le foto e il risultato della versione Trial di Pixel 4D è questo. Vedete che è stata creata tutta una mappa in 3D delle riprese che ho fatto con l'Outelivo. Questo ovviamente per chi usa per lavoro questi software è una cosa importante. Ovviamente nella versione Trial è tutto online, quindi viene tutto caricato online, elaborato online, non ce l'ho fisicamente il software, quindi se lo volete provare potete provarlo. La versione Trial è tutta online, quindi non dovete né installare software né niente e la potete provare tranquillamente. A questo punto vedete, potete anche misurare, che ne so, la lunghezza di un tetto, mettete qua, per dire, il mio tetto è lungo 15 metri. Adesso so che il mio tetto è lungo 15 metri. Ok ragazzi, questo era solo per darvi un'idea, lo sto combinando, un disastro, aspettate che elimino questo, ok. Comunque questo è il risultato in 3D, diciamo, tutto il time lapse fatto da Outelivo. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho fatto vedere il risultato di queste applicazioni integrate nell'applicazione di pilotaggio dell'Outelivo per creare fotogrammetria o riprese di terreni in 3D o di palazzi in 3D, comunque tutto quello che riguarda questi argomenti, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un testo, e ciao!